Buongiorno e benvenuta a Raffaella Spina, candidato Buongiorno. per la lista Cambiamo Martina. La prima domanda è sulla campagna elettorale. Hai scelto un claim che è Cambiamo Martina. Che cosa intendi per Cambiamo Martina? Cambiamo Martina non è solo uno slogan, ma è un progetto per la città, una città che deve necessariamente cambiare, deve necessariamente cambiare i personaggi che hanno caratterizzato la politica degli ultimi 20 anni, perché i risultati che hanno portato alla città di Martina Franca sono molto evidenti, sono sotto gli occhi di tutti, una città allo sbaraglio, una città che ha perso i punti d'eccellenza, che l'ha contraddistinta in tutta la Puglia per decenni, quindi una città che va riqualificata sotto tutti i punti di vista. Cambiamo Martina era anche uno slogan pronto per Pasquale La Sorsa. Chi è venuto prima l'idea? Non lo sapevo questa, a me è venuto spontaneo perché dopo le mancate primarie, non volute dal senatore Nessa, dopo che avevamo organizzato tutto, praticamente c'è stato più di qualche cittadino che mi ha detto: signora Spina, vada avanti, cambiamola questa politica, cambiamo la nostra città. Allora, a furia di sentirmelo dire, quando abbiamo fatto il simbolo, dice: cosa ci chiamiamo? Cambiamo Martina. È un progetto quello È del un progetto. cambiamento. Ti saresti candidata in PDL se ci fossi? Assolutamente no, perché Marrafo è sempre stato il candidato sindaco del senatore Nessa da diversi anni e io l'ho detto in tutte le sedi del PDL, laddove si è discusso la faccenda della candidatura di Marrafo, che io non mi sarei mai candidata se non ci fosse stato realmente un cambiamento totale della classe politica del Quindi PDL. viene in mente che nel momento in cui Pasquale Nessa e Michele Marraffa dovessero fare un passo indietro, potresti ripensarci. Ma non è solo Pasquale Nessa e Michele Marraffa, perché come vediamo non sono soli a fare questa campagna elettorale, c'è molto di più. Ci sono consiglieri regionali, ci sono consiglieri comunali. Quindi il problema. Io una volta, quando si facevano delle riunioni del partito, pensavo che il male fossero solo loro del partito, ma in effetti poi sono venuti tutti alla luce, sono tutti là belli e felici insieme. Quindi penso che dobbiamo andare oltre Marraffa e Nessa. E la gente, insomma, è giusto che sappia. Tornando alla campagna elettorale, quanto è stato vantaggioso per te avere alle spalle un gruppo editoriale che è abbastanza presente come Ma io, Pulitzer? non avendo un grande potere economico come gli altri candidati, penso di essere alla pari, perché per fortuna ho un mezzo come il giornale che mi dà la possibilità di arrivare a tutti i cittadini, perché ci sono quegli altri candidati, la maggior parte, che hanno dei mezzi economici non indifferenti che io non ho. Quindi io penso di sentirmi alla pari, visto e considerato, no? Loro Certo. possono comprare, io per fortuna ce l'ho a disposizione perché è il mio lavoro. Giusto. Due domande che sono politiche. La prima, voglio dire, la prima è sul ballottaggio. Eventualmente se dovesse arrivare a un ballottaggio, sai già con chi potresti schierarti? No, io l'ho detto sin dall'inizio, se cambiamento ci deve essere un cambiamento serio. Io se avessi avuto intenzione di condividere un progetto lo avrei già condiviso a monte, perché non soffro di protagonismo, quindi se almeno una delle liste esistenti mi fosse andata a genio, fosse stata consona a quelle che sono le mie idee di cambiamento, mi sarei già aggregata. Visto che non l'ho fatto prima, non lo farò sicuramente neanche dopo. Se non fossi tu candidata, chi voteresti? Una persona per bene, una persona per bene, credo che non nella mia coalizione, in altre coalizioni Ci sono. ci sono, sì, devo essere onesta, perché nella vita bisogna essere anche onesti, la furbizia Bisognerebbe essere sempre onesti nella non vita. paga mai nessuno, quindi una persona per bene, credo che almeno una ce n'è, oltre me. Questo ci fa piacere. Grazie, in bocca al lupo. Prego.